Prosegue il nostro giro nei quartieri grazie alle vostre segnalazioni che questa volta ci portano a quattro strade dove gli abitanti e gli appartenenti al comitato di quartiere si dicono abbandonati dal comune di Rieti. Andiamo a dare uno sguardo. Le strade sono tutte massacrate, e buche, e i servizi non ci stanno, non c'è niente. Il comune si dovrebbe interessare, visto che paghiamo le tasse. È stata un po' abbandonata anche perché non c'è un peso politico rilevante, questo è il problema. Cioè noi sinceramente qui siamo circa 5.000 abitanti, però la pista ciclabile, guardi, vi faccio vedere i cartelli che sono coperti, vede? Quelli sono 3 anni che stanno così. Cioè nessuno mai si è presa la bega di dire vabbè, puliamo la pista ciclabile, uniamo 4 strade a Rieti, cioè cerchiamo di fare una cosa, no? Utile per tutti. Le lamentele a cui si riferiva il signore a proposito della pista ciclabile sono anche queste, cioè i rami degli alberi che invadono la pista e sui quali qualcuno potrebbe urtare in bici o a piedi, oltre a un po' di immondizia varia buttata qua e là, probabilmente da qualche incivile, questo va detto. Le autorità non ci calcolano, quando sono le elezioni sono tutti presenti, tutti, non ce ne sta uno, ma non solo, ti vengono a suonare a casa, entrano, si assettano, gli fai il caffè. Promesse, 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 dopo vai e dici ma avevi promesso, dovevi fare questo, no. Non ci stanno i soldi. Questa via, per esempio, via Rocca Sinibalda, è a doppio senso, prevalentemente parcheggiano sempre sulla destra o sulla sinistra, allora diventa una strada a senso unico. Come facciamo? Qua addirittura parcheggiano a ridosso dello stop. Questa segnalazione era stata fatta tempo fa da un ragazzo, un ragazzo di 4 strade, e l'aveva fatta lui va in giro con il cane, quindi fa passeggiate dentro al quartiere, ha visto questa cosa, ma l'ha segnalata, ma già ti parlo di credo 2 mesi fa, l'abbiamo pubblicata, l'abbiamo condivisa, ma ancora così sta. De monnezza ce ne sta poca, perché è fatta bene il riciclaggio, sì, quello penso che. Poi, guardi, io che devo trovare le pecche qua, non le trovo. A lei piace, punto. A me mi piace, basta. Questo è uno dei 3 parchi più grandi di 4 strade e ovviamente è parecchio abbandonato, oltre che c'è l'incuria sia degli abitanti, perché come vedi magari lascia stare l'erba o adesso in questo momento le foglie, ma comunque c'è immondizia in giro e quindi questa è l'incuria ovviamente della gente, ma se andiamo a vedere come è ridotto a livello di pavimentazione anche i canestri, i ragazzini qui ci vengono a giocare, comunque non è controllato, uno perché ci sono spesso le siringhe, i lampioni non sono andati, vengono anche dalle scuole qui. Hanno fatto pochi giorni fa una pulizia, le maestre professoresse hanno portato i ragazzini in maniera autonoma a fare una pulizia, bello, una cosa, un progetto educativo bello, però ovviamente che però non spetta a loro, certo, non spetta a loro, ma ovviamente l'hanno fatto per educare e mi sta bene, per sensibilizzare i ragazzini, ma non si sono accorti che poi sotto le piante c'erano le siringhe, aghetti, bottiglie rotte, e il bello è che tanti si conoscono di quello che fanno queste cose, solo che non vengono segnalati, non so perché, non so per quale motivo. Voi avete segnalato all'autorità questa cosa? Io sì, ho fatto vedere anche le foto l'ultima volta alla vigilessa, le ho mandate anche a Rieti Life che sono stati molto carini come sempre, e la vigilessa ha fatto venire la SM, però la SM ha risposto che sono talmente pochi a lavorare che non riescono a stare dietro a tutto. Quindi forse non ci vuole la SM che comunque viene a togliere le siringhe, ma ci vuole una protezione maggiore.
Di sicuro non sta a noi trovare responsabilità di queste situazioni, possiamo però affermare che qualche cartaccia gettata qua e là, siringhe sparse in giro per i quartieri e immondizia buttata là come capita, è sintomatico di una forte mancanza di coscienza civica che evidentemente a qualcuno qui manca. Chiaramente speriamo che tutto questo migliori presto e che la situazione possa risolversi il prima possibile. Continuate ad inviarci segnalazioni e se non l'avete ancora fatto mettete like alle nostre pagine social. Per il momento da Nicolò Lucantoni è tutto e come sempre ci becchiamo in giro.